Buonasera amiche pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, dobbiamo continuare qua da radunarci con gli amici e cercare di concludere questo capitolo. Sì, lo so, c'è l'evento con i quadrotti che adesso con le mod funziona, quindi andate su tutti su ilpixelmatto.it e potete scaricare la mod 2 che comprende questo evento. La mod 3 credo che non sia ancora compatibile. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere. Io ho provato e non mi funziona, però magari potrebbe essere stato anche un caso, non lo so. Ma ragazzi, continuiamo e diamo un addio degno di Rowan la Piovra, che ci ha lasciato per sempre. Ci servirà tutto questo. Guarda, sono venuti tutti, tranne Ben. La burrobirra la offre la casa, in ricordo di Rowan. Questo è stato un errore. Questo cosa? Questo incontro? Sono felice che ci siamo tutti, anche se non so ancora cosa dobbiamo fare. Piangere Rowan, ricordarlo, cose del genere? Credo che dobbiamo solo prendere le cose come vengono, senza pensarci troppo. È raro per me pensare troppo alle cose. Tutto qui allora? È questo che fa la gente subito dopo che qualcuno che conoscono muore? Girovagare sentendosi miserabili e bere burro birra? Perché Merula sta litigando lì? È quello che stiamo facendo. Penso che dipenda anche dalla cultura, quello che si fa dopo una morte. Ognuno è diverso e proveniamo da contesti diversi. Penso che possiamo fare quello che ci pare. Che risposta totalmente inutile. Smerda, quando hai detto cosa si fa dopo qualcuno muore, intendevi babbani o maghi? Volevo dire umani. Non avevo mai vissuto la morte di qualcuno prima d'ora. 5 volte. Siamo appena arrivati qui e mi hanno già chiesto come stai per 5 volte. È un modo normale per iniziare una conversazione. Ma è come lo chiedono, come stai? E la faccia che fanno quando te lo chiedono, come se avessero paura della risposta. Ciao, come stai? Lo so che hai visto mentre ammazzavano Rowan ieri sera, ma come stai? Ho una faccia come se volessero ascoltare un segreto. Ciao, come stai? Lo so che hai visto mentre ammazzavano Rowan ieri sera, ma come stai? Puoi smettere di dire Rowan è morto? Credo che questi slash erano per dire tipo fallo in corsivo, ma gli sviluppatori hanno fallito. No. Rowan è stato ammazzato e noi ce ne stiamo qui a bere burro birra. Mi sento male ogni volta che sento queste parole. Tutti vogliono soltanto aiutare Merula. E come dovrebbero aiutarmi le loro stupide domande? Probabilmente fanno le stesse cose anche a voi. Sì, me l'hanno chiesto un po' di volte. E dov'è Copper? Questo me lo chiedo anche io, dov'è Copper, quel maledetto? Ben non è voluto venire. Se n'è andato dopo l'annuncio in sala comune sul littillo del divieto. Quindi Ben Copper non è obbligato a venire qui, ma io sì? Non credo che nessuno ti abbia obbligato a venire, Merula. Nessuno ti obbliga a stare dove non vuoi. Allora non rimango. Vengo con te. Il castello era soffocante per me, ma stare qui non è molto meglio. Silente ha detto che ognuno vive il lutto in modo diverso. Forse respirare guai è il tuo modo, Ismelda. Che idiozia hai detto. Noi ce ne andiamo.
Stavo solo cercando di aiutare. Dico sempre la cosa sbagliata. Non credo ci siano cose sbagliate da dire, né cose giuste. Di solito tu sei sempre la cosa giusta da dire, Loki. Pensa a te. Allora forse è quello che dovrei cercare di fare, dire qualcosa. Ecco, discorso. Ehi, ragazzi, so che siamo venuti tutti qui perché non sapevamo cos'altro fare e ancora non lo sappiamo, ma dato che stiamo tutti pensando a Rowan, forse dovremmo parlare di lui. Vuoi dire condividere i nostri ricordi? Potrebbe essere un buon inizio. E tutto questo ci costerà 8 ore di energia. Porca paletta. Oh, c'è Chiara. Rowan mi è sempre sembrata un'anima molto gentile. Una volta Rowan si è addormentato su un cumulo di Puffskin. Oh, che dolce. Una volta ho visto Rowan ballare. Niente male. Rowan è un ottimo ascoltatore, estremamente interessato ai racconti sulle mie punizioni. Rowan mi spiegava sempre tutte le parole difficili che non capivo. Sto cercando di pensare all'ultima volta che ho davvero trascorso del tempo con Rowan. Quando è stato? Rowan condivideva sempre penne d'oca di zucchero e ottimi libri. Chi non ha sentito Roma parlare della piantagione degli alberi dei Kanda? È vero, questo è verissimo. Rowan mi ha aiutato a acchiappare la mia penna quando l'ho trasfigurata per sbaglio in una mosca. Cosa? Io non conoscevo bene Rowan quanto voi. Magari fosse stato così. Oh, Penny. Stavo pensando alla gatta di Rowan. Pelo grinfia. Pelo grinfia. Una volta ho chiesto a Rowan di passare per un ritratto, ma era troppo occupato? Posare comunque. Rowan stava sempre ad ascoltarmi quando parlavo dei draghi. Rowan mi è sempre sembrata. Questo abbiamo già letto, vediamo un po' se riusciamo a rileggere lei. Una volta Rowan. Ok, questo abbiamo già letto. Ok, anche questo. Mi sa che abbiamo già letto tutto praticamente. Sì, racconti sulle punizioni. Mi spiegava sempre tutte le parole difficili. Non capivo. Devi riascoltare Badia perché me la sono dimenticata. Cioè, non sono riuscito a leggerla del tutto. E non credo che riusciremo a farlo. Maledetta. Badia, dove sei? Badia, posso parlare con te? Grazie, grazie, grazie. Una volta ho chiesto a Rowan di posare per un ritratto, ma era troppo timido, troppo timido. Troppo timido. Ma ragazzi, abbiamo ascoltato tutte le cose, quindi vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto al video per in tributo a Rowan e soprattutto per supportare il mio canale che ha bisogno di crescere, eccetera, perché vorrei anche attivare le storie dei canali YouTube in modo da fare un po' di storie, cose divertenti, eccetera, ma purtroppo richiedono un minimo di iscritti, quindi ragazzi, condividete questo video con tutti i vostri fantastici amici in modo tale da aumentare le mie iscrizioni e eccetera eccetera eccetera. Ma ragazzi, raccogliamo queste 5 stelline e andiamo avanti. Tutti tristi, tutti depressi, tutti pronti. Mamma, mamma, mao. Ah, ok, ho detto ciò che dovevo dire. Ci sono così tante cose su Rowan che non sapevo. Ora vado a piangere in un angolino. Penny, vai da... No, Penny, Penny, no, non te, Charlie, Penny. Penny. Perché anche Charlie? Rocky, che c'è che non va? Che domanda è? Cioè, nel senso, intende dire oltre a quello che già sappiamo? Tutti stanno condividendo magnifici ricordi. E tutti voi pensate che io conoscessi Rowan meglio di tutti voi. Ma non riesco a ricordare l'ultima volta che ho davvero trascorso del tempo con Rowan. La piovra. Forse quella sera di cui abbiamo parlato, a lezione da Bill. Non parlo delle lezioni o incontrarsi o incrociarsi in corridoio o sedere assieme a pranzo. Odio chiederle come stai dopo il plenicozzo di melulla di prima, ma va tutto bene qui?
Non volevo intristirti, Loki, quando ti ho incoraggiato a farci parlare di Lowan. È solo che non riesco a ricordare l'ultima volta che ho davvero trascorso del tempo con Rowan. Ho avuto così tanto da fare. Anche io faccio fatica a ricordare l'ultima volta che ho trascorso del tempo con Lowan. Forse è stato con te. Con me? E Rowan? Me lo ricordo solo perché era insolito che Lowan trovassi nelle cucine. Stavate raccogliendo gli ingredienti per un filtro d'amore. Oh, è quel filtro d'amore che abbiamo preparato perché potessi prendere il mantello dell'invisibilità. Sembra passato così tanto tempo. Beh, era l'inizio dell'anno, in effetti. Già, ti ho messo in contatto con una strega che veniva a Hogsmeade con la pietra di luna e la polvere di pietra. Ora mi sta tornando in mente, Rowan voleva andare alla stazione dei treni di Hogsmeade insieme a me. E ho accettato. E alla fine ci siamo fatti tante di quelle risate. Alla stazione di Hogsmeade? Che c'è di tanto divertente? Il treno era così in ritardo e Rowan si è accorto che l'orologio è sempre rotto, quindi non sapevamo quanto fosse in ritardo. Fino a qui sembra poco divertente. Ma ci ha dato il tempo di parlare di tutto e niente. Una di quelle chiacchierate che ti colgono di sorpresa. So cosa vuoi dire. Abbiamo parlato della nostra amicizia, di come delle cose fossero cambiate e altre no. Di come Rowan mi avesse insegnato a giocare a gobbie e a lanciare il Rictus Sempra. Visto? Adesso stai ricordando. Alla fine eravamo così stufi di aspettare il treno e dell'orologio rotto che ci siamo lanciati l'incantesimo di solletico tanto per passare il tempo. E abbiamo riso come matti finché abbiamo sentito arrivare il treno. È stato ridicolo, inatteso e stupendo. Sono davvero felice che tu abbia trascorso quel momento con Rowan, Rocky. Che l'ultimo ricordo con lui sia così speciale. Beh, non è che sia un ricordo così wow, eh. Quel ricordo nessuno può portartelo via, i ricordi durano per sempre. In quel momento sembrava una scelta così insignificante, a volte invece sono quelle che contano di più. Grazie a tutti voi per avermi aiutato a ricordare, i buoni amici sono così importanti nei momenti tristi. Torniamo a Hogwarts, adesso ho voglia di controllare come sta Ben. Mamma, mamma, ma oh, come sta Ben, ragazzi? Ma se c'è sempre l'attesa qua ogni volta. Ah, sono come Merula, non è ancora pronta per vederti. Ma io voglio vedere te, non Merula, cioè, tipo, vabbè. Ma ragazzi, tutto questo, ragazzi, lo andremo a fare nella prossima puntata dove andremo a concludere questo capitolo. Addio a Rowan. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery, mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i video che pubblico costantemente e vi ricordo che sulle mie storie Instagram e sul mio canale Telegram, entrambi di nome Il Pixel Matto, trovate tutti i giorni la mia programmazione giornaliera. Inoltre vi ricordo che nel mio gruppo Telegram, I Pixelini, parliamo sempre di Harry Potter e di molto altro in più. Quindi che altro dire? Per oggi è tutto, fatto? Il misgatto. Mamma! Puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati. Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!